Cari amici followers, sono Pieralberto Passarini e come ben sapete sto parlando al reparto neonatale SA di quell'enorme ospedale, manicomio, carcere che è il Creato. L'ultimo videomessaggio risale al 22 aprile 2014, nel quale annunciavo, confermavo, la mia intenzione di suicidarmi, in quanto sembrerebbe essere l'unico modo per andarsene da questo pianeta. Oggi siamo ai primi di giugno 2014 e sono ancora vivo. Sono vivo perché dall'ultimo videomessaggio ho addirittura aumentato le normali misure difensive. Questo perché probabilmente ancora volevo vivere. Volevo vivere perché amo la vita. Volevo vivere perché in fondo ho sempre sperato nell'arrivo dei soccorsi. Volevo vivere perché mi teneva vivo e mi faceva combattere quell'enorme rabbia positiva di non poter accettare un affronto tale, ossia di aver sprecato anni per poi suicidarmi, quando allora questa pratica poteva essere conclusa, archiviata, addirittura dopo pochi giorni di permanenza su questo pianeta. Di novità clamorose non ce ne sarebbero, se non che quel famigerato Re B, dopo essere stato scacciato da tutti i pianeti del Creato, sarebbe addirittura stato scacciato anche dall'inferno SA, e questo rende l'idea di quale rifiuto possa essere. Avrebbe ammesso il mio sequestro, il mio esilio su un altro pianeta, la feroce persecuzione, i danni gravissimi ed irreparabili al mio organismo, nonché avrebbe ammesso il sabotaggio del simpatico macchinario, avrebbe rotto il countdown ed anche qualsiasi segnalazione circa eventuali gravi problemi al mio organismo. Semplicemente si è rivelato un assassino ed efferato. Negli ultimi giorni in me qualcosa sta cambiando, probabilmente sto scendendo a patti con me stesso, ossia quell'enorme rabbia positiva. Probabilmente la sfogherò poi, e razionalmente io sto morendo. Sto morendo perché gravissimamente danneggiato, come già detto, e a forza di rimanere in questo manicomio, prima o poi morirò anche mentalmente nella psiche. Sicché presumo, addirittura spero, di riuscire a suicidarmi in tempi brevi. Il reparto neonatale addirittura minaccia che qualora si dovesse andare ulteriormente avanti, anziché concludere questo abominio, le cose addirittura peggioreranno. Questo è il creato. Dal punto di vista delle indagini, qualora ce ne fossero, la situazione si sarebbe fatta addirittura banale, perché ogni qualvolta nella Terra si sarebbero registrati episodi gravissimi, quali sequestri, omicidi, attentati, stragi, cataclismi e così via, la matrice sembrerebbe essere unicamente aliena, ossia quella guerra tra umani e alieni che ha sempre visto gli alieni come mandanti, esecutori, assassini e gli umani puntualmente vittime e accusati. Non so se ci saranno ulteriori videomessaggi, già questo è un lusso, è un extra. Tuttavia vi volevo informare circa la situazione.